Adesso facciamo, dico grazie, che è l'inno a Padre Pio, il nostro ringraziamento a Padre Pio, numero 643. Thank you.
Silenzio, il microfono. Sì. Se prendete il libretto che ci è stato fornito, a pagina 52 facciamo questa preghiera molto bella di Padre Guglielmo a Padre Pio. O caro Padre Pio, nostro santo fondatore, accogli e benedici i gruppi di preghiera. Siamo qui riuniti come tu ci hai insegnato per adorare Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. Vogliamo chiedere perdono al nostro Salvatore per tanti peccati commessi da noi e da tutta l'umanità. Vogliamo imparare l'indifferenza, l'ingratitudine, le disobbedienze alla legge di Dio. Vogliamo chiedere perdono della nostra tiepidezza e della nostra durezza di cuore. Vogliamo offrire in riparazione il sangue, le lacrime, l'agonia e la morte di Gesù. Tu, nostro caro Santo, prega con noi e per noi. Offri ancora a Gesù le tue mani e i tuoi piedi trafitti. Offri il tuo costato aperto e il tuo cuore squarciato. Rinnova le tue suppliche per la conversione dei peccatori e la salvezza delle anime. Padre caro, sulla terra ci hai insegnato ad obbedire a Dio. Con l'esempio ci hai spinti ad amare Gesù. Ora aiutaci a crescere nell'umiltà e nella carità. Ottienici la perseveranza nei buoni propositi. Chiedi a Gesù che ci illumini, ci purifichi e ci salvi. Affidaci al cuore immacolato e addolorato della Mamma Celeste. Noi desideriamo restare vicino a te e vicino a Gesù, ora e sempre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna dei sette dolori, prega per noi. Allora adesso facciamo il canto 703, il titolo è Il Pastore. Padre Pio è il nostro pastore, è lui che ci conduce all'ovile che è la Chiesa. Va bene? Thank you.
Facciamo le litanie di San Pio. A pagina 49. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Padre Pio, modello di fede. Prega per noi. Padre Pio, modello di pietà. Prega per noi. Padre Pio, modello di speranza. Prega per noi. Padre Pio, santo della preghiera. Prega per noi. Padre Pio, santo dell'umiltà. Prega per noi. Padre Pio, santo della pazienza. Prega per noi. Padre Pio, vittima d'amore. Prega per noi. Padre Pio, vittima di carità. Prega per noi. Padre Pio, confidente degli angeli. Prega per noi. Padre Pio, santo del confessionale. Prega per noi. Padre Pio, santo dell'Eucaristia. Prega per noi. Padre Pio, santo della contemplazione. Prega per noi. Padre Pio, santo flagellato. Prega per noi. Padre Pio, santo coronato di spine. Prega per noi. Padre Pio, santo crocifisso a vita. Prega per noi. Padre Pio, santo del Getsemani. Prega per noi. Padre Pio, santo percosso e schernito. Prega per noi. Padre Pio, santo del Calvario. Prega per noi. Padre Pio, santo dei malati. Prega per noi. Padre Pio, santo dei poveri. Prega per noi. Padre Pio, specchio dei consacrati. Prega per noi. Padre Pio, modello dei cristiani. Prega per noi. Padre Pio, modello dei religiosi. Prega per noi. Padre Pio, modello dei sacerdoti. Prega per noi. Padre Pio, maestro dei penitenti. Prega per noi. Padre Pio, strumento di misericordia. Prega per noi. Padre Pio, canale dello Spirito Santo. Prega per noi. Padre Pio, onore dei francescani. Prega per noi. Padre Pio, conforto della Chiesa. Prega per noi. Padre Pio, missionario del mondo. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. San Pio, prega per noi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi per sua intercessione che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora vi stanno distribuendo i fogli dei canti dedicati alla Madonna. Su questi faremo il numero 46, Nostro Magnificat. Per chi non lo sapesse, i testi sono tutti di Padre Guglielmo, musicati dal gruppo di preghiera, ma i testi l'autore è Padre Guglielmo. Thank you.
Del Padre Nostro, per ogni verso dell'Ave Maria, per ogni verso del Gloria al Padre. Quindi questo si intitola Ave Maria, è il primo canto del primo verso dell'Ave Maria. Thank you.
Grazie.
struttura del canto, dopo ogni strofa si ripete una volta il ritornello. Solo alla fine del canto, quindi dopo la terza strofa, si ripete due volte il ritornello. Adesso noi non cantiamo, lo fate voi da soli, abbiamo solo un accompagnamento leggero del canto. Lo dovete rifare sul pullman, lo dovete fare. Vi do solo l'andamento che è accorato, però dopo ha una sua fluidità, con un ruscello che scorre. Adesso facciamo una preghiera molto importante. Sapete, quando io ero giovane e già cominciavo a lavorare per la pastorale giovanile e vocazionale, abbiamo avuto un incontro a San Giovanni Rotondo e spesso con i frati andavamo alla tomba di Padre Pio nella vecchia cripta, se vi ricordate, quando Padre Pio era sepolto lì nella... E il padre generale di allora, padre Flavio Roberto Carraro, che poi fu eletto vescovo, ci mandò un bigliettino affettuoso come padre generale e ci disse: sono veramente contento di sapervi riuniti presso la tomba di Padre Pio, che tanto ha lavorato e tanto ha accolto vocazioni nell'ordine e nella chiesa. Però desidererei suggerirvi una cosa: cercate di consumare più le vostre ginocchia anziché le gomme delle vostre auto. Ci invitava alla preghiera, perché nel Vangelo c'è scritto che dobbiamo pregare molto per chiedere al Padre il dono di numerose e sante vocazioni. Qui c'è Padre Francesco, che è il responsabile di questo settore adesso, e quindi chiede proprio sempre aiuti per le vocazioni. Allora facciamo adesso una preghiera per chiedere al Signore il dono di numerose e sante vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Allora accogliamo Padre Guglielmo col canto Vieni anche tu, 6-5-2, che è un canto di festa. 6-5-2, vieni anche tu. Sapete che mi pare di disturbare una comunità che sta salendo in paradiso? No, se vi volete sedere, c'è posto per tutti. Va bene come va? Come sta? Vedete, se no a vedervi in piedi mi fate faticare. Ecco, sistemate il più possibile. Se stanno in piedi i ragazzi non fa niente, ma gli adulti non va tanto bene. Ecco qua, è da un po' che pregate e cantate, io stavo confessando, sentivo, quindi è bello, la comunità è come se stessimo davvero in un palazzo di vari piani, però che tocca col tetto il paradiso. Dice, quelli che stanno in cima all'ultimo piano sopra le volte che sono arrivati, gli altri stanno per arrivare e piano piano arriveranno pure quelli
come me che stavo in pian terreno a confessare. È bello, ancora una volta dico per voi della Sicilia e dico per loro ancora una volta trattenerci con Padre Pio. Io non mi sono mai stancato del tempo che passavo vicino a Padre Pio. Se stavo lì una settimana mi sembrava un minuto. Eh sì, ma è già passata una settimana. I giorni volavano. Si andava dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, era tutto un continuo, inanellato quel paio d'ore di riposo che lui prendeva, volavano. Salutavo la sera, più o meno le 11, 11 e mezza, già tardi, lui stava a disposizione di tutto, pure la notte intera. Quindi buonanotte, l'abbraccio, la carezza, il sorriso, il papà buono che ti perdona sempre. E poi se c'era qualcosa che non funzionava bene, se ne prendeva lui la responsabilità, ci dava il suo sorriso, il suo sguardo benedicente e adesso è andato a riposare, i bambini vanno a riposare. Poi ci sono problemi, ci pensano i genitori e lui ci pensava. Sì, perché la notte, Padre Eusebio ce lo diceva scherzando, ma è vero. E noi dicevamo, buonanotte padre, buon riposo padre. Arrivava lui e dice, buon viaggio padre. Ma sapete chi voleva dire? Adesso cominciava ad andare in America, in Africa, in Australia, in bilocazione. E lui approfittava della notte per andare all'estero. C'è stata una suora che prima viveva lì vicino a San Giovanni Rotondo e andava ogni settimana a confessarsi da Padre Pio. Poi arriva l'ordine di partire per la missione, Perù. Da poveretta, piangente, va Padre Pio. Io sono contento di obbedire, padre, però, mo me manchi tu e come faccio io? Dove trovo un confessore come te? E Padre Pio risponde, guarda che sono ancora vivo, sono ancora vivo. Io ogni settimana ti verrò a trovare a confessare. Fatti questa promessa. E la sora l'ha testimoniato, dice, padre ha mantenuto la promessa. Ogni settimana, preciso, la confessava. Tra l'altro col fuso orario, mi sa che andava proprio bene. Lasciava la notte e quattro il giorno. È una cosa meravigliosa. Padre Pio poteva fare quello che voleva, perché Gesù con lui poteva fare quello che voleva. Lo voleva far stare bene, stava bene, tranquillo, tranquillo. Lo voleva in croce, stava in croce. E lo voleva martoriato dal peso delle confessioni fino a 18-19 ore al giorno. E lui stava là, tutto sempre a disposizione del Signore. Per cui dopo il Signore si metteva a disposizione sua. Non gli ha detto mai di no in nessuna cosa. Perfino quando Gesù lo chiamava, vieni, vieni, ti faccio assistere al giudizio di un'anima che per giustizia toccava l'inferno. Però Gesù, prima di mandarla all'inferno, dice, voglio sentire il tuo parere. Questa volta, questa va all'inferno. E Padre Pio cominciava, Gesù, ma con tutto il rispetto, tu stavi in paradiso, sei venuto sulla terra a patire per salvare e adesso come fai a mandare all'inferno? Ma questo è fatto così, così. E si discuteva un bel po'. Alla fine Padre Pio trovava sempre la soluzione, dice Gesù, quella soluzione c'è, se tu l'accetti, e che soluzione c'è? Ci vado io all'inferno. Sono io pronto ad andare all'inferno al posto suo, basta che tu non me ce lo mandi. Beh, se ci vai tu, allora all'anima ha detto, allora vai all'altra strada, in purgatorio, un po' di tempo. Ma e Padre Pio ha scritto per obbligo al suo confessore quello che ha vissuto, ma diciamo patito, nell'inferno in più di un mese e mezzo. Ma da San Giovanni Rotondo, dalla presenza della gente, per me non è mai mancato. Non si è visto andare chissà dove, non ci sta dove sta. Per me è stato sempre, notte e giorno, come
ogni altro giorno, settimana e mese. Allora anche qui ha funzionato il mistero della bilocazione. Stava là e stava là. Quando quel prete, amico dei frati, ha fatto la fotografia, eravamo sulla veranda, parecchi intorno a Padre Pio, sacerdoti, frati, qualche uomo così, è andato a sviluppare, è rimasto impressionato, perché Padre Pio non c'era nella foto, tutti c'erano, tutti, precisi, chiaro, eh? Padre Pio non c'era. E chi c'era? C'era Gesù, con la corona di spine, sangue lungo il volto, come conosciamo Lecce Homo, diciamo noi, no? Quel Pilato che presenta Gesù al popolo dopo la flagellazione, per commuovergli dice: guardate come avete ridotto, ecco l'uomo che voi volete uccidere. Sperava di commuoverli. Quelli invece il grido unico: crocifiggere, uccidere, mettilo in croce. E il povero Pilato, pagano che fosse, romano, quindi il comandante, ha ceduto, però ha sbagliato, perché lui era responsabile, poi se ne lava delle mani. Ebbè, no, non funziona. Tu sei responsabile di assoluzione o di condanna. Lo condanni dopo aver detto che non è colpevole e te ne lava le mani dicendo: io sono innocente del sangue. No. Aveva una moglie, questo Pilato famoso, aveva una moglie di Roma, anche lei, una famiglia nobile però. Questa donna a un certo punto, forse stava riposando, e ha visto Gesù, l'ha visto, e Gesù ha spiegato chi sono e cosa, perché mi stanno uccidendo. Lei di corsa è andata dal marito e ha detto: fermati, non ti inficiare di quest'uomo giusto, adesso ho sofferto per causa sua. So che significa un innocente che ti condanni a morte. Io sono una persona onesta, intelligente, capisco che questo è un delitto da non fare, non ti inficiare. Povero Pilato ha cercato più che ha potuto, ma alla fine ha mollato, se ne è lavato le mani, e Gesù ha subito quello che era apparentemente un castigo degli uomini, ma in realtà era un'offerta del Padre. Quanto ha sofferto Padre Pio? E chi ne ha goduto, il Padre Eterno, della sofferenza di Padre Pio? No? Come non ha potuto godere delle piaghe di Cristo, della flagellazione che Gesù ha subito? Padre, Padre, l'abbiamo sentito stamattina, no? Sommo sacerdote, costituito da colui, cioè il Padre, che l'ha messo lì, perché solo Gesù poteva essere il sommo sacerdote che offre il sacrificio, non della pecora, della capra, dell'agnello, ma di se stesso per la salvezza degli uomini. Perché offri un innocente, e Dio alza le mani, dice: basta, allora perdono. E non solo, ha perdonato a tutti gli uomini di tutti i tempi. Il peccato originale ce l'hanno avuto, ce l'abbiamo e ce l'avranno tutti gli uomini che verranno al mondo. Tutti questi peccati cancellati per il sacrificio di Gesù Cristo, sommo sacerdote. Vi dicevo invece, noi sacerdoti scelti dal popolo offriamo sì il sacrificio che Dio accetta, però lo offriamo per i peccati nostri, non è egoismo, e per i peccati di tutti i fedeli che partecipano al sacrificio. Non siamo il sommo sacerdote ognuno di noi, siamo semplici sacerdoti. Il sommo perfetto è l'unico, è Lui. Questo ve lo sto dicendo, sapete perché? È vero, è storia. Ma perché nella Chiesa c'è stata sempre questa piaga di una parte del popolo che non capisce l'altezza della sacralità di cui è investito il sacerdote? Se voi, solo col battesimo, siete consacrati a Gesù Cristo, voi pensate, vedete, consacrati, pensate alle monache, ai preti, noi, ai frati, siete già proprio tutti consacrati col battesimo. Quando uscite da là, in braccio ai vostri genitori, alle vostre mamme, voi appartenete a questa mamma e a questo papà, figli
genitori per il corpo, ma per l'anima appartenete a Lui. Cristo ci ha liberati con quella, l'acqua è il simbolo, in realtà è la grazia che è misericordia e perdono, per cui riacquistiamo la fisionomia di Dio Padre. Ma siccome la riacquistiamo per il merito di Gesù, allora il Padre non viene a cercare la fisionomia sua nella nostra anima. Quale fisionomia cerca? Dai! Ebbè, è logico. Quando ci presenteremo, toccherà prima o poi un po' a tutti, o voi non morirete. Se c'è qualche segreto, ditemelo, perché anche a me piace morire. Però c'è un rimedio, ma ci può fare un rimedio, c'è. Prepariamo tutto bene le cose prima, così quando arrivi trovi la Madonna che dice al Padre Celeste, ma non lo condannare questo figlio mio. Trova Gesù Cristo e dice, ma non vedi che somiglia a me, che me lo manda all'inferno, no? I santi. E abbiamo tanto pregato, Padre, muove il momento, non lo mandare a patire per l'eternità. Quindi abbiamo l'intercessione, la mediazione del figlio, della mamma, dei santi, dell'angelo, che per tutta una vita c'è la pazienza di custodirci, tenendo il diavolo, il mostro lontano, che fa? Poi, poveretto, si arriva alla fine e si deve sentire dire dal Padre Eterno, quest'anima va all'inferno. E quell'angelo dice, beh, allora tutta la fatica che ho fatto è stata niente. Io dico sempre, ti conviene starmi sempre vicino e tenermi come si deve, bello pulito davanti a Dio, perché dopo, se no pure a te toccherebbe il dispiacere di vedere fallito tutto il tuo compito. Pensate voi che ci sia un angelo che rimane indifferente o addirittura si compiace perché l'anima che ha assistito pazientemente, santamente, per tutta una vita, si perde all'inferno. No, è una sconfitta, non solo per chi malauguratamente viene dannato, ma per chi ci ha voluto il bene, per chi ha patito per noi, chi è morto per noi, il sangue. Quando io penso a tutto l'amore di Padre Pio per me, adesso parlo di me, tutto il sangue che ha detto una volta un signore, dopo la conversione, ha detto, figlio mio, sapessi quanto sangue mi sei costato. Anzi, ha detto, il sangue migliore della mia vita, mi sei costato, perché ne ha combinato, ce n'è uno, arrivato là, poi è stordito perché Padre Pio ha fatto la confessione, ma l'ultimo peccato Padre Pio non l'ha voluto dire, il più grave, e gli ha chiesto, ho detto tutto? Quello che il Concilio ce lo raccontava, diceva, ma io ero andato in pallone, non capivo niente, ha detto sì. Non ti vergogni tu, le ragazze che hai messo in giro, le hai mandate i soldi, le hai mandate in America Latina, quel bambino che c'ha 6 anni è figlio tuo, è sangue tuo, ma non ti vergogni. Boom, lui si è buttato con la testa sul petto di Padre Pio, ha detto, padre, io non capisco più niente, dimmi che devo fare. E allora mi ha detto che doveva fare, ma poi stava sempre là, su e giù faceva, da Bologna. E ha cambiato totalmente la vita, ha scritto anche 2 libri per testimoniare la santità di Padre Pio, perché voi sapete che per lunghi anni Padre Pio gliel'hanno suonata di tutte le specie, ma io stesso leggevo un giornale, dicevano quelle menzogne così schifose che io che ci stavo vicino dicevo, ma di chi parla di questo santo e dicono queste cose? Ma il mondo è matto. Non è solo cattivo, è proprio pazzo. E non è possibile. Ecco, quello che hanno fatto con Gesù Cristo, alla fine, Erode, che sentenza ha dato di Gesù Cristo? Lo sapete? Ha detto che è matto, l'ha vestito da matto e l'ha rimandato a Pilato. Pilato invece credeva se ne fosse liberato, invece no, perché dice il re è lui, deve giudicare lui. L'ha guardato, l'ha preso un po' in giro, faceva le domande e Gesù, muto, non rispondeva niente. Ma lo sai che io ti posso condannare? Pure Pilato ha detto, non rispondi? Lo sai, dipende da me. Se tu ti condannano o ti assolvono. Beh, proprio tu, pessimo, pessimo pezzo di cagna, ma tu dirai che io sono innocente e mi condannerai a morte. Ma che c'hai in testa? Sei bianco o sei nero? Sei...
intelligente o sei scemo, sei buono o sei cattivo. L'uomo molte volte non lo sa, quello che è e quello che fa. Ma torniamo a questa misericordia di Dio Padre che ci ha costituiti nella consacrazione già col battesimo. Poi aggiunge le varie consacrazioni, la cresima. La cresima ci deve trovare in grazia di Dio, come la comunione ci deve trovare in grazia di Dio. Lo sapete questo, no? Se si va a comunicarsi col peccato mortale, non solo non ricevi il sacramento, ma ci aggiungi un altro peccato mortale, sacrilegio. Non si può. È Cristo. Dall'inferno te lo vuoi mettere dal paradiso nell'inferno del tuo cuore e della tua anima. Ma sei in peccato, vai, ti confessi, chiedi perdono e poi vieni. Quindi la fede è un dono immenso. Noi sappiamo queste cose, io le posso dire a voi, perché le sapete già. Ci possiamo riflettere un po', ci portiamo l'esempio di Padre Pio dentro, ma questa è la ricchezza di Dio. Dopo il primo dono, che è l'esistenza, ha creato l'anima, il soffio di vita, dice la Bibbia, no? Il Signore ha preso un po' di creatura, l'ha messa là, è venuto fuori l'uomo immortale. La creatura muore. Il nostro corpo, fatto di terra, muore. Ma là nel soffio di Dio non muore, deve ritornare da dove è venuto. E perciò non può scappare nessuno dal giudizio di Dio. Ci avete mai pensato? Nel giudizio universale che avverrà, secondo il Vangelo, c'è la descrizione perfetta, minuta, tutto quello di Gesù. A un certo punto i condannati gridano verso le montagne e dicono: cadeteci addosso, distruggeteci. Eh sì, adesso è meglio non esistere che andare là all'inferno per tutta l'eternità. È spaventoso solo il pensiero. Chi commette tanti peccati, questi che bestemmiano, una bestemmia è già un peccato mortale, come niente fosse, addirittura è un intercalare. Una volta un signore veniva da Roma, faceva l'attore, passa sotto il paese prima di arrivare al campo imperatore, al Monte del Gran Sasso, no? Veniva, lui era un tipo di questo, la bestemmia era facile, insultava la famiglia, era nervoso, però quando arrivava sotto lì a Castel del Monte, che ci è andato lo salario, il paese prima di arrivare al Gran Sasso, lui sentiva un profumo strano, per un po', finché saliva più su, poi passava. E un giorno, e due, e tre, ci siamo trovati in conversazione. Il signore si chiamava Renato, si trovava in conversazione insieme a noi e mi ha detto: padre, ma io mi domando che ci azzecca Padre Pio con me, perché doveva essere attore nel film di Biasi, Giulio Base e l'altro lì, Michele Placido. Quindi io ho fatto il consulente a quel film, mandato dal Vaticano. Anzi, non ci volevo andare. Quando mi hanno telefonato, dico: ma questa gente qua a me non mi piace. Questi vivono per finta, fingono di essere lei, di essere quelli, ma sono tutt'altra cosa. Non mi piace sta ambiente. E invece stavolta ci vai, mi ha detto il vescovo, tu ci vai. E vabbè, andiamo. E sono stato con loro, ma facevo tutto qui la mattina, poi insieme a me venivano parecchi di questi. E sto Renato, che ci azzecca Renato, con Padre Pio. Siccome mentre stavamo parlando, lui vestiva l'abito nostro, cappuccino, perché doveva fare la scena, doveva portare l'abito. Allora io ho domandato: ma tu a Roma così vai vestito? E no. E di chi è? Sapete che porta? Di chi è? E non lo so. Questo è di Padre Pio. Mo ce l'hai addosso tu. E mi domandi chi ci azzecchi tu con Padre Pio. Allora cominciate a riflettere. Ah, perciò il profumo lo sento quando sto arrivando che devo recitare nel film.
Sì. E allora tira le conseguenze. Vedi che responsabilità c'hai. Tu non ci avevi pensato, ma pensaci. Quell'uomo ha cambiato completamente vita. Mentre prima, quando usciva di casa la mattina alle 3 per venire là, sbraitava, disturbava la moglie, i figli, quella, da quel giorno comincia una vita tutta diversa. Si alzava presto, faceva il caffè, gliela portava dolcemente alla moglie, ai figli, l'abbracciava e poi veniva. Poi voleva da me uno sguardo, una benedizione, una carezza. E dice, è che Renato, dicevo io. No, ha detto lui, non so più Renato. E vabbè. Passa una settimana, a casa gli domandano, ma tu ci devi dire che ti è successo? Che tu non ti rassomigli per niente a quello di prima. Che ti è successo? E lui ha raccontato. Allora hanno capito che si era convertito. Con Padre Pio così è. Ci arrivi. Può darsi non capisci niente, alla fine capirai e cambierai. Voi, secondo me, non dovete cambiare niente perché siete tutti già con Padre Pio, se no non stareste qua. Però vi voglio dire la mia esperienza, notte e giorno col Padre. Io vivevo in un altro mondo. L'avevo sempre desiderato di arrivare a Padre Pio, però non mi hanno dato mai la possibilità. Mi dicevano... No, noi frati non possiamo andare, altrimenti la gente dice che facciamo reclamo a Padre Pio. Ma io mi mettevo a ridere. Noi frati siamo capaci di fare a Padre Pio. Magari, ho detto. Secondo me siamo proprio noi frati che lo facciamo dire di più. Ed è vero, se rileggete la storia, ma non è quella la parte che vi voglio dire. Quando io sono arrivato la prima volta... Si direbbe per caso, così, una situazione imprevista. Una famiglia, 4 persone, moglie e marito, ragazza e ragazzo, figlie, dice, abbiamo un posto, sappiamo che tu vuoi andare a Padre Pio, se vuoi venire. Allora io ho chiesto al superiore, cioè, c'è un'occasione, posso andare, non spendiamo niente. Lui però sapeva che io, per andare là a fare questi chilometri, dovevo scrivere una lettera a lui, chiedendo il permesso. A sua volta lui imbucava con la sua lettera la mia e la mandava all'Aquila Superiore Provinciale, il quale vedeva la situazione, se valeva la pena o no, e rispondeva sì o no, e poi imbucava e ritornava al superiore, dal superiore poi ritornava a me. Ma ditemi voi, quelli stanno con la macchina là fuori, sono matti, sono aspettando 3 giorni, è possibile? Allora al superiore vado, dico, ma devi dire tu, sapete che mi ha risposto? Io non so niente. Beh, intelligente, io non so niente, vuoi andare? Sottinteso, non ha detto altro, però vuole dire, se però ti pescano, ti puniscono a fare tu. Non vuoi dire che ti ho mandato io senza il permesso del provinciale. A Giuseppe, no. Io saluto la macchina e vado. La mattina, dopo fatto il primo incontro in chiesa, la preghiera, salgo su e incontro padre Raffaele. Raffaele da Sant'Elia. C'è la figlia sposata qui a pescare, penitente che viene, tra i figli suoi, tutta laureata adesso. Ma allora erano bambini e mi dice, padre Giulia, ma che stai a fare qua? Padre, io sono venuto perché è una benedizione da padre mio. Vieni, mi prendi, vieni, mi porta da padre mio. Padre spirituale, sto ragazzo, ero io, già sacerdote, per 28, non è? Buona, venuto per una benedizione da te. E padre mio mi guarda, ah sì? E mi misura un ceffone, ma proprio, e se arrivava mi segnava, proprio erano robusti, no? Invece quella mano, arrivata sul mio viso, è stata la carezza più tenera che ho ricevuto nella mia vita, non scorderò mai, proprio di una dolcezza, di una affabilità, morbido, non sembrava più una mano di persona umana. Così, con la mano e col braccio,
che io mi hanno fatto mettere il braccio mio sotto il braccio, ma stretto, così forte. Ho detto, ma padre mio, si rompo le costole qua. E sapevo che lui era tutto un dolore, tutta una piaga. Niente, non ho pensato al dolore, ma solo alla gioia che mi stava stringendo a sé. Ho detto, Signore grazie, ho capito, sono già come figlio nel suo cuore. Io non gliele chiederò mai se mi prende come figlio, perché secondo me sono proprio ma figlio vero dentro le sue costole, dentro il suo cuore. E così è stato. E dopo un po' di tempo, parlando, io dicevo padre mio, lui dice figlio mio, tutto, fino a qualche mese prima della morte. In quel periodo, anticipo questo, mi ha detto più di una volta, fratello mio, fratello mio. E mi chiedeva aiuto perché non ce la faceva più, proprio seduti insieme sulla veranda, si pregava, silenzio, ma lui faceva fatica pure a respirare. A un certo punto ha appoggiato la testa sua, sulla spalla, mi ha fatto vedere un po' le mani, ha fatto così, viola, le unghie, ma le pallide, bianche, proprio con cadaveriche, e mi ha detto, figlio mio, prega per me, non ce la faccio più. Padre mio, tutti noi correvamo per chiedere aiuto, ho detto, ecco qua, adesso la formica deve reggere il leone. E ho detto, vabbè, farò qualcosa, però ho fatto una giornata di digiuno. E poi alla sera, dopo l'abbraccio, vado a riposare, e la notte arriva Padre Pio, molti già lo sanno questo, arriva, io ero riposando in questa posizione, perché la porta stava qui, il letto stava qui, così, e me lo vedo entrare, senza aprire la porta, viene vicino, mi guarda, mi sorride, poi tira su le gambe, rimanendo in ginocchio sospeso all'altezza del letto. Quindi me l'avevo, trovavo proprio qui vicino, non toccava per terra, non da nessuna parte, sospeso in ginocchio. Ma guardate ancora un po', poi mi ha domandato, così in tono proprio affettuoso, scherzoso, ma che m'hai portato da mangiare? E io mi sono vergognato, ma tu guarda, proprio oggi, deciso il digiuno, non ho portato niente. Padre mio, c'ha fame e non posso dare niente. Non mi ha fatto finire questo pensiero, ma ha sorriso, ha steso le mani sulla mia testa, l'ha tenuto un bel po', pregava, sentivo che pregava, respirava e continuava la sua preghiera per un bel po', ma non so quantificare, perché in quei momenti là, tu non sai dove ti trovi, se in cielo, in terra, se è una realtà, se è un sogno, che cos'è. Quando ha finito la sua preghiera, di nuovo ha congiunto le mani, mi ha sorriso, mi ha dato la benedizione. Poi l'ho visto che si è messo a camminare per uscire fuori, quindi ha rimesso le gambe dritte, una persona che sta in piedi, è uscito dalla porta senza aprirla la porta. Perché mi ha fatto questo regalo? Perché io avevo offerto il digiuno per lui. Dicevo, Gesù, io sto qua, sono sano, sono giovane, non ho bisogno di niente. A lui devi dare la forza, deve accogliere tutta questa gente, deve ascoltare, deve confortare, deve benedire, dargli la forza. E questa preghiera, io la dicevo a Gesù, ma Gesù la faceva arrivare al Padre Pio. Il Padre sapeva ogni parola che io dicevo al Signore. Adesso è un mistero, se ci volete credere, come vi pare, ma è esperienza che si fa. E chi la fa l'esperienza lo capisce, non ha difficoltà. Cose meravigliose. E Padre Pio è questo, è un anello di congiunzione fra il cielo e la terra. Quello ha intitolato quel film di cui parlavo, fra cielo e terra, no? Ecco, Padre Pio era veramente fra il cielo e la terra. Io ho messo la statua di Padre Pio qua fuori, l'avete visto, con una lettera in mano. L'avrei voluto immaginare e far rappresentare in modo diverso, ma mi è sembrato tanto naturale. Perché? Padre Pio, che porta Gesù
tutte le nostre preghiere, no? Tutte le nostre richieste. Allora ho immaginato tutte queste richieste dentro una lettera, in mano a lui, e vanno dritte in paradiso, senza francobolli, non serve niente. Arriva, da lui arriva Gesù, certo, come faceva lui per le lettere che gli portano, poi vedrò a proposito proprio. E da Gesù prende, e non solo prende le risposte, ma le modifica, le aggiusta. Noi chiediamo che ci liberi dalla febbre a 40, ma Padre mio magari ci toglie il tumore, cose di, peggio di quelle che noi possiamo avere o immaginare di avere, che ne so. Avviene la guarigione totale dallo spirito al corpo, come ha fatto Gesù. Prima guarisce l'anima, poi guarisce anche il corpo, no? Si sono arrabbiati quando Gesù ha detto: ti sono rimessi i tuoi peccati. E la cosa più importante e più difficile, Dio rimette i peccati. Ma hanno detto: oh, questo è per te, chi è che può rimettere i peccati? Solo Dio. Quindi hanno pensato: sta bestemmiando. Allora Gesù dice a quelli, prima, allora dice: io so che state pensando nel vostro cuore. E allora si rivolge al paralitico: alzati, prendi il tuo letto e vattene a casa. Non ha parlato più, chissà perché, non ha avuto niente più da dire. La nostra ragione è spesso più presunzione che ragione. Il Padre Eterno con noi ha più misericordia che giustizia, e meno male, aggiusta tutte le cose. Proprio è un gioco di vita, non di morte, quello che fa il Signore con noi. Viene. La prima comunità cristiana per più secoli, questa è la preghiera che facevano: Gesù, vieni, Gesù, vieni, Gesù. E poi così, solo questo, per un'ora, due, vieni Gesù. L'altro aggiungeva: resta con noi, vieni. Stamattina ve l'ho fatto dire nella preghiera, dopo l'omelia: vieni Gesù, resta con noi. E Gesù arrivava, mandava lo Spirito Santo, per cui venivano fuori i miracoli, le lingue sconosciute. Poi il bello è che uno riceveva il dono di una lingua sconosciuta e la parlava, però non la capiva. Allora c'era un altro che non la parlava, ma la capiva e la spiegava. Lo Spirito Santo ci può giocare con noi. Siamo come i bambini se vedono la sincerità, la fede, la gioia, ti danno tutto, anima e corpo, sono felici. Anche noi, anche io, la vita vissuta vicino a Padre Pio è stato il periodo più bello della mia vita. Quante volte l'ho detto a Gesù: ma non potremmo aggiustare le cose, tu prenditi me e lascia lui, così quando arriva io già sto sicuro. Se ne va prima, oh, rimango qua, io ho sempre dubbi. Quando disse a Padre Pio: Padre, mi inginocchiai, eravamo soli davanti a lui, messo i gomiti sulle ginocchia, così facevo sempre, guardavo, mi piaceva gli occhi negli occhi, ma in quegli occhi che vedevo, ho detto: Padre, io affido a te tutte le anime che il Signore affida a me. Mi ha detto: a quante mani le affidiamo? Padre, io delle mie mani so che non mi posso fidare, perciò le metto nelle mani tue. È rimasto serio, un attimo di riflessione, e va buono, cioè proprio così deve andare, e va buono, però fai la parte tua, mi ha detto. E quindi io ho il compito, però è ridotto così, sì, gli ho detto: Padre, dopo tu mi stai sempre vicino, figlio mio, e che ti credi, lascio solo? E dopo ho detto: poi quando avrò bisogno io ti chiederò tutto, e per l'anima e per il corpo. Ah, mi ha detto, alle piccole cose, figlio mio, ci pensi tu. Quali sono le piccole cose? Quello ordinario, mangiare, bere, vestirti, dormire, andare, venire. Alle piccole cose ci penso, a quelle grosse ci penso io. Quindi ho detto la ragione, io sono assicurato. Capito?
E che assicurazione, non ci pensate voi. Ma io credo che sarà bene, cosa buona anche per voi. Se volete fare questa assicurazione, cominciate con... Cercate tutto quello che potete di notizie su Padre Pio. Amate Padre Pio come si ama un santo vero, grande, crocifisso per 50 anni per le anime. Diceva Gesù, tutte quelle anime che mi porti, tutte con me in paradiso. E ha detto pure, io non entrerò fino a quando non sei entrato l'ultimo dei miei figli. Dopo. Quindi, sapete, Padre Pio, paradiso. Non ci sta, ha detto a Gesù che non ci voleva entrare, sta aspettando là. Io sono un figlio suo e sto ancora qua, sta aspettando pure a me. O non mi aspetta a me? Sì, mi aspetta. E poi con me è stato tenerissimo, gentilissimo. Una volta una signora mi aveva dato un bel biglietto da portargli e vabbè, io arrivo tutto contento, parlo, sto, facciamo, qua di là. Dopo due giorni devo ripartire, riparto e la lettera me la portavo qua, ma non me ne ero scordato. Lui mi lascia dopo l'abbraccio, fa 3-4 passi e poi mi dice: Valio, a figli e benedetti, ma tu che fai? Mo sta lettera e la lettera gliela riporta a quello. Una volta mi diedero, pensate voi, una torta qui a Pescanata, portatela al Padre Pio. Disse, ma il Padre Pio mangerà la torta, non credo. Però tu senti di fare questo gesto, Padre Pio, e l'ho portata a questa torta. Era ora di pranzo, Padre Onorato doveva portare da mangiare a Padre Pio che era nella stanza da solo. Allora ho detto, Padre Onorato, guarda, mi ha dato una torta da portare a Padre Pio. Ieri vogliamo portare. Ma Padre Pio, mangia la torta. Sei matto, mangia la torta. Ma che ci importa? Quella l'ha chiesto, ce l'ha data, che la dobbiamo portare a Padre. Portiamo. Ah, buona, e viene, andiamo, portiamo. Lui ha portato il cosetto, io sta torta, e la mettiamo lì. Padre Pio mangiava seduto un banchetto, come un poveretto che viene a bussare alla porta, gli date un banchetto, a sette di là, e ti porti un po' da mangiare. Così mangiava lui. E c'era la guantiera con un po' di meravigliate, di pasta in bianco, non so se era cotta o no, ma certo non avrebbe fatto volire nemmeno a un disperato affamato, tutt'altro che mangiabile. E poi c'è un po' di verdura, cipossa, non lo so, non è che lo facevano apposta, però dice, mette la foglia, mette lo stele, mette che ne so, e così le portavano. Io avevo i brividi vedendo davanti a un santo che se la gente lo sapesse vi imbiccherebbe a voi frati, così anziano con tutti i dolori che ha, le febbre che ha, così lo trattate. Però ero ospite, stavo zitto, mi ficcavo dentro il cuore suo così per soffrire con lui quel tanto. E comunque mettiamo sta roba là, mettiamo pure la crostata. Lui, Padre Onorato, mette la guantiera con i maccheroni e con la verdura. E io a fianco la torta. Padre Pio, piano, con la mano sinistra, ha scansato la guantiera dove ci stava la pasta e la verdura. Ha scansato. E ha guardato la torta. E l'ha guardata un po', l'ha riguardata un po' ancora. Padre Onorato ha capito. Ma forse vuole. E io ho fatto cena, dai. E io l'avevo messa proprio davanti. Allora... E Padre Pio, Onorato voleva, gli ha dato il coltello, dice tagli da te quello che vuoi, il pezzetto che ti pare, mi faccio perdere tempo, ma non lo so, le cose semplici sono le più belle. E Padre Pio, con lo sforzo enorme, non ce l'ha fatta a tagliare. Allora, Padre Onorato ha tagliato un pezzetto, io l'ha messo in mano e lui piano piano comincia a spezzare e a mangiare. Padre Onorato ha guardato a me e dice, ma che si è finito il mondo qua? Quanto mai, Padre Pio? Allora, e poi domanda, questa torta da dove viene? Non diceva le cose a vanvera, eh? E ho detto, da Pescara. Pescara senza mare, ha detto lui. No,
abbiamo detto tutti e due, no, sta proprio sul mare la città, lì, ta, ta, ta. Ma lui gli ha dato più retta, ha mangiato quel po' di crostate che ha potuto e poi finito il pranzo sono andato là. Io ho preso un piattino, ce l'ho messo dentro, un po' di quelli che non aveva mangiato lui, e ho detto, padre, dopo ci ripasso e me lo prende. Lui senza guardare mi ha detto, se ce lo ritrovi. Ho detto, guarda un po', sembra distratto, invece ha ragione, perché chiunque arriva qui le vede, tom, se lo prende e via. Io l'avevo preso per i malati, no? E uno. Poi la riflessione su questa Pescara senza mare, ma che ha voluto dire Padre Pio? Non ho capito, nemmeno Padre Onorato ha capito. Passano un paio di mesi, era in giugno credo, arriviamo ad agosto. Io ero stato mandato da Simona qui per curarmi e dovevo, per curarmi dovevo fare 3-4 ore di corsa sulla sabbia del mare, ma allontanavo da Pescara, nella torre di Cerrano, chi è di qua lo sa, su quella spiaggia. Correvo, correvo, correvo 3-4 ore fino a struggermi di sudore, sale tutto, perché i medici non si sa che cosa volevano per farmi guarire. Invece ho detto, vuoi vedere che una medicina c'è, ma non è la medicina, è quello sforzo, infatti mi è trovato, io sono guarito. Ma perché, Padre Pio aveva detto Pescara senza mare? Perché riflettendo ho detto, mentre stavo là, ma Padre Pio avrebbe bisogno più di me di andare al mare, curarsi, e non ci può andare. Allora, non ci vado nemmeno io. E quindi quella stagione, pur essendo mandato stato qui per andarmi a curare così, ho rinunciato. L'anno avanti l'ho fatto, ma percorrendo da qui e là, sono circa 18 km andata e ritorno, ogni giorno, mese d'agosto, con il sole che a piedi, sì, mai macchina, mai biciclette. E quell'anno io non sono andato. Riflettendoci, ma Padre Pio che aveva detto Pescara senza mare? Ecco qua, nemmeno io ce l'ho più il mare. Quindi per te Guaglio, Pescara mare, un deserto, ci sta più, il mare non ci sta più e non c'è stato più. Padre Pio sapeva tutto, passato, presente e avvenire. Quando voleva, te ne parlava. O capivi o non capivi. Tante cose non ho capito quando me le ha dette. Ma adesso, con gli anni, vado capendo uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta. Padre Pio era affettuosissimo, pieno di dolcezza. Ve l'ho detto prima, il ceffone mutato in carezza. E quando mi abbracciava, e l'abbraccio lo volevo, la mattina e la sera, quando arrivava e quando ripartiva, lo sapeva lui. Un giorno aveva la febbre a 48, sì sì, misurato, a volte superava anche 50. Quindi noi misuravamo la sua febbre col termometro idrostatico, quello dei cavalli, quello normale, lì dopo 10 secondi, pam, le prime volte, capite? Allora, e Padre Pio con questa temperatura così, quindi arrivava la sera, la mattina più bassa ce la faceva a celebrare la messa, ma arriva un giorno, 17 settembre, 66 credo che fosse, 2 anni prima della morte, la festa di San Francesco, stava male, Padre Pio non ha potuto celebrare la messa, è rimasto in camera. Allora il sacrista ha cercato un frate che si svegli per celebrare la messa al posto di Padre Pio, non ha trovato nessuno, ero l'unico che stava sveglio perché io la dovevo accompagnare per portarla in chiesa e me ne ero andato a pregare sul matroneo. Questo gira dappertutto e mi ritrova là. Non mi ricordo se era quel fraticello, nipote di Tartaglia lì. E mi dice, vieni che devi celebrare la messa al posto di Padre Pio. Detto, per amor di Dio, detto, la gente mi lincia, la popola di Padre Pio sull'altare, non a me, chi sono io? Tu Maurizio, fa un giro per il convento e vedi se c'è qualche frate e sacerdote che può celebrare. Va bene, ha fatto tutto il giro, 10 minuti ritorno, nessuno, tutto a dormire. Vieni e dice la messa.
e io ho celebrato la messa al posto di Padre Pio. Appena la messa di corso vado da lui, perché proprio non resistevo senza dirglielo, gli devo dire che sull'altare stamattina la gente ha visto a me e non a lui. E lui mi guarda con un bel sorriso dolce, quasi prendermi in giro. E ho detto, padre, ho dovuto dire la messa al posto suo. E beh, che buono, capito? Che mai cerca? Era stabilito che quel giorno, festa delle stimmate di San Francesco, io dovessi celebrare la messa al posto di un crocifisso come Francesco, immagine di Cristo, su quell'altare. E la cosa è rimasta qui. E a proposito di messa, quanto tempo c'ho io? Possibile, andiamo a ruota libera, dite se ci devo cessare, ditemi quando devo. Niente, sto creando un problema. Vabbè, se me lo dite. Molti vogliono parlare con te privatamente. Molti? Vogliono parlare con te e confessarsi. Singolarmente. Vabbè. Vabbè, per carità, nessun problema. Allora, stiamo per chiudere. Non so quanti minuti che stiamo qua. Quanti minuti che sto qui? 50. E non mi avete sparato. Io vado a celebrare la messa la mattina. Dopo la messa di Padre Pio, normalmente, celebravamo noi. E vado nell'altare di San Michele a celebrare la messa. Tutto tranquillo, tutto normale. Dopo aver mangiato l'ostia consacrata, quindi il pane di Cristo, devo bere il calice. Io bevo il calice, ma non era più vino. Sapete, la sostanza si sa, è il sangue di Cristo. Ma noi di solito il sapore che sentiamo è quello del vino. Quella mattina io ho bevuto quello che ci avevo messo dentro, sangue. L'ho bevuto tutto perché non potevo fare diversamente, penso chiunque di voi si fosse trovato là. E mi è accaduto solo una volta e solo là. Lì Padre Pio si è fatto sangue per amore di Cristo e per la salvezza nostra. Tutto quel sangue, l'ho detto prima, l'avvocato si converte e Padre Pio dice, mi sei costato la parte migliore del mio sangue, un malato. Arrivo a San Giovanni Rotondo, alla clinica, però era burbero, rozzo, demoniaco, sputava in faccia agli infermieri, dava i pugni ai medici, proprio una disperazione. E non c'è, però, per carità, lo tenevano. La notte Padre Pio gli va in sogno e gli dice, ti sei permesso di fare la bestia, adesso basta. Questo ospedale l'ho costruito col mio sangue, ogni mattonella mi è costato sangue. E tu ti permetti di esultare qui chi ti vuole guarire. Adesso ti alzi, ma quello non si poteva alzare, era quasi paralitico, ti alzi e vai in cappella. Ti confessi dal cappellano. E quello, quando il Padre Pio è scomparso, ha provato, si è alzato. Prima si poteva, si è alzato, è andato in cappella, poi era venuto in cappella, ha raccontato tutto, ha cambiato vita, ogni tanto veniva con un mazzo di fiori, alla Madonnina, al primario, all'ara, in cappella, cambiato completamente. Ecco, costiamo sangue a Padre Pio, però lui non ci fa caso, lo fa e basta. Se poi arriva il caso che proprio deve dirci, guarda che mi sei costato sangue, ce lo dice solo perché lui non ha altro modo di scuoterci e farci capire che Dio ci ha creati per amore, ci perdona per amore, ci salva per amore, ci nutre per amore, se occorre uno schiaffetto ce lo dà per amore, ma amore è, amore dona e amore ci fa diventare.
Allora, io mi metto a disposizione per le confessioni, qualcuno vi ordina un po' qui, mi metto dentro e uno alla volta facciamo fino alla fine. Che ora è mezzogiorno. E la benedizione ve la do, la volete adesso? Sì, forse è meglio. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ok, alla voce. Thank you.